31 ottobre. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Salmo, capitolo 95, verso 8. Ascoltiamo Dio che chi ci parla. Le nostre orecchie troppo spesso ascoltano ma non sentono. Il nostro cuore troppo di frequente è distratto e sordo a percepire tutti i messaggi che Dio puntualmente ci manda per mezzo della sua parola. Spesso si è solo cristiani di nome e non di fatto. Si è cristiani perché si frequentano le chiese la domenica, ma poi non lo si è durante la settimana. Si ode il messaggio di Dio tramite chi parla mediante la Bibbia a noi, ma quelle parole sono troppo dure per le nostre orecchie, ma soprattutto per il nostro cuore, che non ha nessuna intenzione di ascoltare. Abbiamo un cuore che sembra tenero come quello di un agnellino, ma che si trasforma in un macigno quando dobbiamo ascoltare le parole del nostro Signore. Eppure Egli continua a parlarci. Non induriamo il nostro cuore, ascoltiamo la sua voce e quello che ci vuole dire. Dio ci parla in molti modi, sta a noi ascoltare le sue parole e metterle in pratica nella nostra vita. Apriamo il nostro cuore oggi, domani potrebbe essere troppo tardi.